La comicità Retina sbarca sugli schermi nazionali e ottiene un gran successo. Il trio Progildan prosegue infatti la propria avventura all'interno del programma targato La 7, eccezionale veramente, arrivando in finale. Ce l'abbiamo fatta, è stata una bellissima esperienza, ci siamo divertiti un sacco e io ho avuto anche tanta paura, lui no, lui è più coraggioso, sì che niente. E il terzo non c'è. È rimasto in ostaggio e ce lo ridanno dopo la finale ce lo ridanno forse. Il 2 giugno. Esatto. Su La 7. Siamo gli unici toscani in finale. Oddio che ansia. Siamo partiti in 600, diciamolo, siamo partiti in 600 in questa avventura. Vabbè, siamo rimasti in 18. Siamo rimasti negli ultimi 18, insomma. Quindi già comunque è una bella soddisfazione. Noi siamo vinto. Così già. Anche un ritorno nella provincia, al Festival del Territorio. Sempre il 2 giugno. Noi siamo... riusciamo a essere sia in televisione che comunque... Dopo un po' che fai spettacolo c'hai il dono dell'ubiquità come i santi e riesci a essere in due posti contemporaneamente, anche in tre qualche volta siamo stati. Cosa avete sul palco del Festival del Territorio? Solo noi due. Così. Noi due presenteremo perché non abbiamo il terzo che è impegnato. Daniele Marmi è su Torino a fare una tournée teatrale, insomma, ad un certo livello. Lui è quello serio. Quindi noi presenteremo la serata e avremo i comici del Chimera Arezzo Cabaret. Fai un po' di nome, fai nome. Vabbè, abbiamo Paci da Colorado, abbiamo Cesca sempre da Colorado, i gemelli siamesi che hanno fatto finalisti Italia's Got Talent due anni fa. C'è Daniele Magini. Bravo, da Montamiata. E poi Ivan Pericioli? No, Ivan non lo so. Non me lo ricordo. Comunque, tanti comici, è una bellissima serata. Noi presenteremo, faremo niente di cabaret, comunque diremo le nostre cavolate. Ci spogliamo.